In attesa di Giacomini Silvana, vediamo. Connessione? Eccoci qui, buon Connessione. pomeriggio. Oh, meno male, senti, Oh, se ti vedo anche bene, funziona è peraltro. un miracolo. Grazie a tutti per l'energia che ci hanno mandato, soprattutto a me, perché io è la primissima diretta. Allora, È la tua prima dimmi diretta, tutto. esatto. Intanto grazie di aver accettato il mio invito. Grazie a te, anche per la pazienza tecnologica. Tranquilla, Mi tranquilla, senti? capisco. E ti auguro buon pomeriggio. Grazie, altrettanto. Allora, qua con me ho una girandola. Sì? La vedi? La vedo, Abbinata a sette la buste. vedo. La vedo benissimo. Ok, e Devo ho scegliere un abbinato colore? insieme. Esatto. Lo devo Allora scegliere andiamo. io? No, la faccio girare, vediamo dove si ferma e poi andiamo dalla busta Sì. corrispondente del colore della Ah, girandola. Ok? sì. Va Vediamo il primo bene. colore di questo pomeriggio qua. Direi che si è fermata sul viola. Ah, bene. Allora, mi è caduta anche la busta. Comunque, sulla busta viola ho una parola, la tua grande paura. Quella di non stare insieme ai miei figli, a mia figlia che sta in un'altra casa, e la mia grande paura è quella di rimandare di tanto tempo questo abbraccio vero che ci sarà, mi auguro, non così tardi come la mia paura mi suggerisce. Speriamo, speriamo Hai davvero. sentito? Andiamo dal prossimo colore, sul verde e sulla busta verde ho trovato la parola obbligo. Allora, Qual è l'obbligo? Per chi? Per te, per me, per tutti quanti? Beh, è facile la risposta in faccio questo cantare. momento, eh? Dico, ti faccio cantare. L'obbligo è stare a casa. È stare a casa l'obbligo, la parola più chiara possibile. Quello sicuramente, però ti volevo far cantare. Ah, a me? Ah, è un obbligo che ho io. Un qualcosa che ti piace, Allora, una canzone che ti piace. guarda, non mi viene veramente in mente, le ho tutte dentro di me, dentro il cuore, dentro la testa, però a tirarle fuori, anche se tu mi obblighi, non c'è possibilità. Va bene, apprezzo lo sforzo però. Ma buona Andiamo. volontà ci sarebbe. Esatto. Dai. Andiamo dal prossimo colore. Colore verde che l'abbiamo fatto. Sì, beh, la speranza, no? Sempre. Esatto. È sempre sul verde, vado sul colore vicino che è il giallo perché Vabbè, proviamo a ho mettere il del tempo. giallo. Se l'obbligo del canto cambia, metti il giallo. Allora, sul giallo ho la parola verità. C'è Ah, bene. qualcosa che non hai mai detto ma che ti piacerebbe dire? Guarda, se posso. Rispondo sempre la verità. Quando mi è proprio impossibile perché mi metterebbe un imbarazzo straordinario, la evito. Quindi magari ricorro a un silenzio, a uno spostamento d'argomento. Preferisco in genere non dire bugie, ma non perché sono così particolarmente sincera, ma perché è uno sforzo. Poi ti devi ricordare le bugie. E quindi se passi il tempo, sicuramente uno che non è molto portato cambia la versione. Quindi tant'è che dire la verità. Però non quelle che fanno male, quelle che sono sgradevoli, quelle che in nome della sincerità può ferire una persona. Quelle le evito veramente. Sì. Eva ti ha fatto un bel complimento, ha detto una bella donna, elegante ma è Come? volgare. Verissimo, verissimo. Sei una bella donna e non sei mai Grazie, stata volgare. Grazie a grazie. Ti Eva e ringrazio grazie moltissimo per questo. Questo è un bellissimo complimento, grazie. a te. Andiamo sul prossimo colore. Vediamo un po' verde, no, ritorno. Arancione. Ah, bene, un altro. Ma che cos'è? Esatto. Vediamo. Allora, sull'arancione. Ballo. Oh, la tua grande pazzia. Qual è stata la tua grande pazzia?
Sai, mi piacerebbe risponderti che ne ho avute parecchie, perché la pazzia fa bene ogni tanto, come l'insonnia ogni tanto, non bisogna mai esagerare in tutto. Però la mia più grande pazzia, forse quella che è stata quando ho lasciato Roma per Milano, perché avevo avuto un'offerta di lavoro, e quindi in quel momento sembrava una pazzia, perché avrei lasciato la mia famiglia, i miei genitori, i miei amici, i miei parenti carissimi che continuavo a frequentare. Quindi è in più una città meravigliosa, perché Roma è una città che, dove nasci, credo tutte le città in cui si nasce diventa meravigliosa, ma Roma in particolare, clima, mare, insomma questa Milano mi metteva un po' di timore, e devo dire che è stata una pazzia ottima, perché io sono diventata milanese nel cuore, ne ho anche altre due città, per esempio Napoli e Venezia, come città del cuore. Però Milano è ormai la mia città, quindi è stata una bellissima pazzia. Però vabbè, tanto a Roma ci vai anche spesso, voglio dire, qua, ora, a parte in questo momento qua, però vai spesso ospite nelle trasmissioni di Roma, che ne so, Maurizio Costanzo, La Vita in Diretta, quindi... Andare per lavoro, andare e tornare come una vasca, no? Che è della piscina, è una vasca in questo modo, però sarebbe da starci, ti dico la verità, sai, è un po' particolare, io preferisco stare a Milano. Sì, anche a me piace tanto Milano, quando... Ora, non in questo momento, ma quando posso vengo. Antonio ti aveva detto una cosa bellissima, il giornalismo televisivo di classe, bella questa cosa qua. Non so se hai sentito quello che ho detto. No, non l'ho sentito, anche perché l'ha venuta la tastiera, tanto per fare un dispettino il telefono. Vabbè, ho la tastiera che fa da mascherina. Perfetto, direi. Antonio ti ha detto che sei il giornalismo televisivo di classe. Ah, bene, grazie. Mandagli un saluto e un bacio. Andiamo invece sul prossimo colore. No, viola, che l'abbiamo già fatta. Sì, verde, mi raccomando. Di nuovo viola. Oggi è proprio un classico. Andiamo sul blu, va? Anche qua. Perché non l'abbiamo ancora fatta. Ah, imitazione. La dovrei fare io. Sì, non so, qualcuno dello spettacolo. Per esempio, ieri a Papariete ha imitato Valeria Marini. Tu chi metteresti? No, io ho le voci dei bambini, se vuoi ne faccio una. Punto? Sì. Come va? Stai bene? Sì? E allora vieni qua a trovarmi, perché io ti aspetto. Carino! La negazione, negation, la negazione. Però, senti, lo sforzo c'è, tu apprezzi gli sforzi da parte mia. Tranquillo. Anzi, magari ti sto facendo fare che magari cose che magari non ti saresti neanche immaginata. Andiamo invece sul prossimo colore. Sono sul fucsia. Sembrano rosso, ma ho rosso qua e poi c'ho il fucsia. Sì, bene. Ah, potevi fare, qualcuno suggeriva di fare Lavanoni. Davvero? Ma no, non me ne viene. Posso imitare un gatto se vuoi, dai, la mia massima, questa arriva io. Sì, dai. Ecco, adesso ti vedo, non ti vedevo più, sì. Andiamo invece sulla parola... C'è un problema con l'audio? Era un po' di che non ridevo assolutamente, neanche da sola, quindi va benissimo. Non ti vedo di nuovo. Adesso ti vedo. Cioè, oggi ti vedo pochissimo. Ti senti o ti vedo pochissimo? Mi senti? Sì, io ti sento, sì. Ok, meno male. Sulla busta fucsia ho la parola cielo manca. Una cosa che hai e una cosa che ti manca? Ah, una cosa che ho e una cosa che mi manca. Allora, vediamo un po'. Senti, in questo periodo di quarantena, credo che pochissime, come ti sto per rispondere io, cioè che mi manca il tempo,
perché io sto scrivendo molto al computer e arrivo alla sera e vorrei ancora continuare, ma sono stanca, gli occhi vanno figura di dove, e a questo punto mi manca il tempo, in questo momento, diciamo. Poi mi manca la libertà di uscire, la libertà di vivere, la libertà di essere tranquilla come tantissime persone. Noi siamo anche in ansia, sono tanti problemi all'orizzonte, speriamo di curarli. Bisogna avere fiducia, però sai, la fiducia durante il giorno ogni tanto traballa e poi si riprende se una è abbastanza forte. E, salvo che la forza è attaccare a chi ce l'ha, pensarebbe di averla, no? E quindi in realtà ha paura della forza. E invece una cosa, ah no, hai già detto sia la cosa che hai, ok, invece la cosa che ti manca l'hai detta? Questa, mi manca il tempo. Ah, ok. Arrivo la sera e devo ricominciare perché devo consegnare un libro, mi spiego, perché sennò si può un po' stravagliare. Però la posta razionale è la seguente, io devo consegnare presto un libro, quindi mi sto dedicando a questo libro, mi manca relativamente poco perché fatto molto, approfittando di questo riposo, fra virgolette, forzato, e il risultato è che la sera, quando arrivo ai momenti di andare a dormire, mi passa il tempo e dico, questo l'ho spiegato. Andiamo, cara Silvana, sull'ultimo colore, vediamo se la girandola si ferma sul rosso, no, sempre sull'arancione, oh, si è fermata sul rosso, vedi, al secondo tentativo. E l'hai chiamata? Allora, sulla busta rossa, che è anche l'ultima, un momento imbarazzante. Hai mai avuto un momento imbarazzante in televisione? In televisione no, forse, perché la diretta è sempre un mezzo molto, per me, secondo me, molto importante. Nel senso che quello che dici va e quindi... da parte mia l'imbarazzo lo supero perché penso a quello che devo dire, in genere gli argomenti sono non molto, sono abbastanza seri e quindi richiedono una riflessione e quindi l'imbarazzo mi va. Forse, sai, gli imbarazzi ce ne sono perché vado indietro nel tempo, in presa diretta può succedere anche qualche inconveniente, qualcuno che non si sente magari tanto bene, qualcuno che magari dice qualcosa di sbagliato e allora devi mettere una pezza, diciamo così. Quindi questo mi è successo magari nella conduzione dei programmi che ho fatto, ricordo Chi c'è su Rete 4, Celebrità su Canale 5 e poi con Stari è stato un viaggio bellissimo televisivo e è stata la prima esperienza nei primi anni 90 e sai, le dirette ti danno molto sostegno e nello stesso tempo ti permette di avere una lucidità che in altri momenti puoi perdere o non avere, perché lì è l'adrenalina che ti aiuta. È vero, è verissimo. Cara Silvana, ti ringrazio di aver risposto un po' a queste domande qua, di questa girandola qua. Dammi 10, anzi 5. Ho cantato bene, quindi la verità. Brava! Ascolta. Come hai fatto l'imitazione del gatto? Sei stata veramente brava, complimenti. Volevo parlare un po' di cose che hai fatto però. Vabbè. Allora, torniamo indietro proprio tantissimi, tanti anni fa, io non ero neanche nato, non c'erano i social network, però c'era un tuo programma che si chiamava Lettere a Silvana, dico bene? È stata la primissima propria esperienza, bellissima, perché affrontavo dei temi, secondo me. Allora, me ne ricordo due, pensa, risaliamo a tantissimi anni fa, ricordo ancora... Sento molto basso. Ti sento molto basso. Mi dispiace, aspetta, mi avvicino. Okay. Allora, ricordo due temi che avevo affrontato, avevano un titolo. I diversi sono uguali.
Quindi già allora mi battevo perché ci fosse l'uguaglianza del rispetto nei confronti delle persone cosiddette diverse. Diverse si può essere in tanti modi, diverse per sesso, quindi anche rispetto per le donne, ma rispetto anche per il colore della pelle, per il rispetto della salute delle persone. E quindi è stata una bellissima avventura. E poi ricordo anche dei casi, perché era una prima esperienza televisiva, per esempio di una signora che dopo moltissime volte, almeno per lei si può dire moltissime, aveva perso il bambino e finalmente ne aveva avuto uno. Quindi il coraggio, l'abnegazione di questa signora che si sentiva madre a tutti i costi e aveva superato il dolore di tante perdite. Allora, vedi, tu mi hai dato il destro di riparlare di argomenti di questo tipo che sono sempre attuali perché fin da allora io avevo una rubrica su gioia, c'erano tanti problemi di cuore e uno dei principali era il tradimento, sia da parte di chi mi scriveva, sia da parte di chi mi scriveva perché lo subiva. Quindi come esatto. La parola tradimento, amoroso, come dire, uno spettro che ci accompagna sempre. Basta amare, la gelosia o l'amore, poi alla fine può avere anche il risvolto brutto del tradimento. Sì. Conservi, cioè, visto che immagino che il programma Lettera Silvana, credo che la gente doveva inviarti le lettere, correggimi se sbaglio, non l'ho seguito, quindi non è neanche nato, ma c'è una lettera che conservi ancora di quel programma lì? No, però ne ricordo una che non ho mai dimenticato, se vuoi te la racconto. Allora, ero al bar e stavo prendendo un caffè. E mi sento toccare sulla spalla, ricordati che io ho diretto anche il settimanale Gioia, che era un settimanale di attualità femminile, prima di fondare Chi e di Vedonna. Allora mi sento toccare sulla spalla, mi volto e vedo una signora con un bel sorriso, gentile, che mi dice, io la devo ringraziare. Allora io così dico, mi dica perché? Dice, perché lei mi ha dato la forza con la sua risposta, nella sua rubrica, di separarmi da mio marito. Devo dire che io sono rimasta anche male, perché è una grossa responsabilità, cioè penso a una scelta di vita. Però in quel caso lei mi spiegò che non trovava mai la forza di lasciare un uomo che non la rispettava, che era violento, eccetera. E quindi con la mia risposta gli avevo dato, come dire, una spinta che poi sicuramente era una spinta su qualcosa che lei aveva già deciso per conto suo. Però questo mi fece capire in maniera chiarissima che tutto quello che noi diciamo, facciamo, scriviamo, se siamo giornalisti, se siamo scrittori, ma anche con i nostri amici, se siamo persone che non hanno questo tipo di lavoro, abbiamo la responsabilità delle parole. Ecco perché vanno scelte, quando si parla di lucidità, ce ne vuole sempre tanta per pensare che puoi avere un effetto sbagliato su quello che sulle persone. È vero, bravissima. Andiamo avanti, andiamo dalla tua grande occasione, forse più importante che hai fatto, che è stato Aspettando il Mezzogiorno su Rai 1. Che programma è? Forse la tua prima occasione. Era Rai 2. Ah, Rai 2, scusami. Era Corso Sempione a Milano, dove vado ancora adesso spesso, quando prima del Covid-19, ma insomma in diretta per la vita. Qualche tempo che fa? Storie italiane, eccetera, sì, sono questi programmi che mi chiamano come opinionista. E quella trasmissione è stata una conferma della mia, come dire, disponibilità verso la televisione, verso il grande pubblico televisivo, perché Funari mi aveva individuato, io ero già direttore del giornale, e avevo uno spazio intitolato È nata una stella. È nata una stella significava che ogni giorno in diretta io intervistavo un personaggio notissimo in occasione del suo compleanno, o perlomeno in vicinanza del suo compleanno. E quindi ci sono stati tantissimi personaggi molto interessanti che ricordo ancora, ma anche straordinari. Quindi vedi come tutto è possibile, nulla accade per caso, se così possiamo dire, ed è un po' il motto dei miei gialli. Quando io scrivo romanzi gialli e nulla è come sembra, le coincidenze fanno pensare.
Esatto, qualcuno si ricorda il nome del programma, invece voglio salutare Michele, grazie per esserti collegato e rispondere a una domanda di Giorgio che ci ha scritto: come è nata la tua passione per il gossip? Allora, non è una passione per il gossip, tutto sommato, facciamola di disambiguazione proprio delle tue parole. Allora, si riferisce a chi? Al settimanale che avevo fondato nel 1995, quindi risaliamo a molti anni fa, l'ho diretto 25 anni perché. fa. Sì, e l'ho diretto per 10 anni, penso, per 10 anni l'ho diretto. E allora, non era il gossip, quello maligno, quello che insinua, il cattivo fiato che viene fuori dalle persone che vogliono nuocere, magari mettendo in giro non verità o una disinformazione, che è ancora peggio della bugia, perché la disinformazia, così in russo si diceva un tempo, era dire una parte di vero e tre quarti magari di falso, però quella parte di vero dava forza alla notizia che non era veritiera e quindi era un'arma, è tuttora un'arma, no? Se tu vuoi. E invece cronaca rosa significa che bisogna, questo è stato sempre il mio credo, sentire la fonte, cioè intervistare la Grazie. persona e riportare bene quello che dice, perché certo tu puoi anche intervistare, non so, io intervisto te. E dice, ah, che brava, vedi che mi hai intervistato. Sì, ho capito, però se io ti cambio le frasi che tu hai detto, ti cambio le parole, diventa molto meno rispettoso del fatto. Allora, ritorniamo sulla passione per il gossip. Gossip, se cronaca rosa, benissimo. Cronaca significa rosa, nera, riportare la verità nell'ambito di quello che un giornalista ha il dovere di fare. E poi la passione, certo, mi ha divertito moltissimo, ha avuto enorme successo per 10 anni e poi io ho fondato Diva e Donna, che è un altro settimanale per le donne di attualità e ci sono molte notizie, molta cronaca, moda e bellezza. Hai fatto bene a ricordarla, qualcuno ti chiede, no, Fabiana ti dice che donna fantastica, grazie Fabiana, in effetti. Grazie, grazie, grazie. Nonostante i miei agolii, di la verità. Allora, andiamo avanti, andiamo con il programma Gente Comune. Che programma era? Ah, è bellissimo, grazie che me lo nomini. Stata una delle esperienze più belle della mia vita dal punto di vista televisivo. Allora, era una diretta differita di 2 ore e mezzo, con tantissimo pubblico e con tanti tanti ospiti. E gli argomenti erano vari, i personaggi naturalmente si Dopo aprivano. arriviamo, Michele. Sì, ed è stata, guarda, in più l'amicizia, io ancora non l'ho dimenticata, la sarta Silvana, le mie truccatrici, Francesca per esempio, e i miei parrucchieri, che avevamo formato una specie di famiglia. Sai che questo è molto bello, perché quando tu hai le dirette importanti, pesanti, 2 ore e mezzo, sai, non sono poche, 2 ore e mezzo di seguito. Anche per come riempire il contenuto con 2 ore e mezzo, Eh insomma. sì, no, no, è stata una palestra meravigliosa, ma mi ha lasciato tantissimo, proprio come si può dire, come la posso definire? Un'eredità intellettuale, affettiva, straordinaria. Tu pensa, sono passati tanti anni, perché è lì che Funari mi ha scoperto, mi ha tirato su Rai 2, perché gli ascolti erano altissimi, e sono stati altissimi anche con Funari. Tant'è che Funari mi diceva, in perfetto romanesco, ah Silva, non lo vedrai mai più, perché avevo 40% di share. Ho numeri altissimi che adesso lo faremo. Vedrai mai più, non l'ho mai visto più. Un altro programma che ha avuto molto successo è stato Chi c'è c'è, che qualcuno ce l'ha chiesto di ricordartelo. Che programma è stato Chi c'è c'è? Allora, chi l'ha chiesto di ricordarmelo, lo ringrazio perché Michele, si chiama Michele, collabora per un è un giornalista. Reggi, sono due persone straordinarie. Sono due persone straordinarie che mi hanno dato tantissimo. Chi c'è c'è, è stato molto divertente, ha avuto un successo fortissimo. E ti posso raccontare una cosa divertente. Allora, mi sono trovata a fare un viaggio in Messico e in Messico c'era la possibilità di andare a vedere
un posto dove c'erano i delfini, che il pubblico, la gente, i turisti che arrivavano potevano vedere abbastanza da vicino. Allora misero le mani dietro, perché le mani spaventano, il delfino si è alzato e poi mi ha detto l'istruttore che questo delfino era una delfina e che si chiamava Chi c'è? E questa mi ha dato un bacio, pensa, un delfino mi ha baciato appoggiando il muso da una parte e il muso dall'altra, proprio come un bacio. Quindi io sono stata baciata da una delfina, di nome Chi c'è? Che bello! Scusa, volevo fare una piccola precisazione che ho sbagliato prima con Michele, che collabora con Il Quotidiano, ecco, perché ho detto un giornale, invece ecco, con Il Quotidiano, Michele, il giornalista milanese, ecco, scusami. Andiamo avanti, invece una cosa certa, che non sbaglierò, il programma che ricordo... Non ho capito. Salutiamo Michele! Ciao Michele, grazie di esserti collegato. Un programma che io nel cuore è stata Celebrità, mi è piaciuto veramente tanto. Sì. Andava in onda il sabato pomeriggio alle ore 18. Prima di è stato il periodo prima di Verissimo, su Canale 5. Era un programma molto elegante. Anche lì c'è stata una bellissima collaborazione con... le persone, io le ricordo con affetto veramente, ed era un programma molto interessante perché si occupava di celebrità, tant'è che poi ho scritto un libro per la Mondadori, che è stato poi pubblicato anche nella sezione bestsellers, intitolato Celebrità, in cui, dove ho scritto, e non erano tutti naturalmente i personaggi della trasmissione, del programma, però anche personaggi internazionali, e raccontavo in questo libro intitolato Celebrità i miei incontri con gli attori divi di Hollywood, da Richard Gere, che ti posso dire, a Tom Cruise, Clinton. No, ma bellissima, è stata un'esperienza anche quella della scrittura che mi ha portato a mandare avanti sempre questo tipo di attività, perché il mio ideale assoluto è stare seduta a scrivere, questo o viaggiare, allora è proprio il rovescio della medaglia, o muovermi come una scheggia o stare ferma immobile a scrivere. Bravo, ti dai sempre da fare. Antonio ha detto una cosa vera, secondo me, a me, io non neanche io non riesco a guardarla, mi dispiace, con tutto, è l'unica forse conduttrice di Mediaset che la ignoro completamente, che è la Tofanin, io non riesco a guardarla, non mi piace. Ha detto, meglio te che la Tofanin. Guarda che è molto elegante, molto carina, molto gentile. Una volta sono stata anche, ricordo... È una persona che è veramente affabile. Perché non ti piace? Non mi piace, la trovo fredda, non lo so, non mi piace. Vabbè, sai, ognuno ha i gusti, però credimi, è un peccato. Magari poi quando andrò a trovarla in studio, quando finirà tutto questo, la rivaluterò. Si fa la versione. Volevo chiederti, sempre rimanendo sul programma Celebrità, c'è stata un'intervista che ricordi con gran piacere? No, in questo momento non mi viene, probabilmente ce ne saranno state parecchie, però non mi ricordo in particolare. Anche perché le interviste ti permettono di metterti in sintonia con il personale, almeno a me succedeva questo e succede tuttora, e quindi sono sempre dei mondi da scoprire. Ecco, un dato di fatto è questo, che mai avere dei pregiudizi, soprattutto se fai il mestiere di giornalista. Il giornalista dovrebbe essere super partes, vedi che metto anche dovrebbe, perché non sempre succede. Condizionale d'obbligo. Dovrebbe anche riportare la verità, e non sempre succede. Tant'è che io dicevo ai miei giornalisti, state attenti, non siate creativi, che era una parola gentile e carina, ma insomma significava non inventatevi niente, per favore. Una, invece senza condizionale, perché è una cosa certa, che hai condotto anche un programma con Alfonso Signorini, Nessuno è perfetto. Sì, ed è, c'era la... una bellissima modella anche che faceva parte del cast, eravamo in tre, eravamo in tre.
Sì, ed era un tentativo allora di Mediaset di inserirsi nella fascia di mezzogiorno, che in genere invece era percorsa dalla RAI. E quindi quella fu un'esperienza anche, guarda, sono tutte, mi hanno sempre dato tantissimo e costruito tutto. Una cosa che posso dire a chi ci ascolta, e magari lo sa benissimo, ed è superfluo da parte mia, che tutto quello che uno fa è utile per crescere, perché se si Brava. riesce a vedere le parti buone, oltre a quelle, attenzione, anche le delusioni, anche le sconfitte, anche i problemi, però ti possono dare, se hai la forza di capire come superarli nel futuro, oppure costruirti una forza per sopportarli che altrimenti non avresti. Questo lo dico e lo fermo e lo firmo. Tutti e due i verbi uso. Brava, Giorgio ti dice, no, dice che ha intervistato, aspetta che ho perso, Gianni Versace, ricordi l'incontro con lui? Sì, ma non un incontro, tantissimi incontri. Era un grande mio amico. Ho sofferto moltissimo quando è stato ucciso, e poi in quella maniera barbara. Ma ti assicuro, io l'avevo visto pochissimo tempo prima che avvenisse questa tragedia, e lui era felice, mi aveva detto: Silvana, sai, finalmente ho superato il mio problema di salute, perché aveva avuto un problema pesante, insomma, aveva avuto molto timore, era un tumore, insomma, che aveva superato, ed era felice, pensa, felice di averlo superato, di aver avuto delle buone notizie, e poi a Miami è successo quello che è successo. E io sono rimasta molto amica anche di Santo Versace. Naturalmente conosco molto bene anche Donatella, e Gianni mi è mancato moltissimo nel tempo, perché era una grande persona, gentile, un artista, un artista. Tant'è che Santo invece era la mente matematica. Sai che nelle coppie in genere di soci o nelle coppie di amore si compensano, no, i due partner. E lui era proprio un grandissimo artista, Gianni. Hai fatto bene a ricordarlo. Sì, No. E anche Giorgio che mi ha fatto questa domanda. sarà Torniamo a te piaciuto, invece. eh? Come dici? Torniamo a te invece e parliamo di libri. Hai scritto vari libri. Se vuoi parlarci un po' di libri che hai scritto. 11, sono 11, non sono 11 pochi. libri. Tant'è che Come una squadra di calcio, praticamente. Come Come una dici? squadra di calcio. Sì, esatto. Mancano le riserve, però non è detto che non ne metta da parte anche quelle. In quarantena. Comunque, no, va bene, intanto fammi finire quello che sto facendo, che è molto impegnativo. Allora, guarda, io scrivo romanzi gialli, non riesco a scrivere romanzi d'amore, quindi è come se il gioco matematico del sospetto e poi della scoperta mi aiuta a divertirmi e aiuta a divertire anche i lettori, perché questi miei libri incontrano il favore delle lettrici e dei lettori. E poi scrivo biografie. Allora, posso ricordare Chiudi gli occhi, che è stato il primo di una trilogia, un grosso romanzo, che aveva come sfondo l'elemento paranormale. E poi invece le biografie, ricordo con piacere quella di Sofia Loren, tutte mi sono state Esatto. cuore, però con Sofia, di cui ho avuto il privilegio di essere, non dico amica, ma accettata come giornalista. Sai che lei ha avuto grossi problemi con la stampa, che non l'aveva rispettata all'inizio, soprattutto quando il rapporto con Carlo Ponti non era solo ormai, insomma, portato al matrimonio, c'erano stati tanti problemi. E, è una donna meravigliosa che io amo moltissimo, e ho avuto il piacere, una mattina era già uscito il libro, perché è una biografia non autorizzata, quindi ho potuto scrivere tante cose che magari se era firmata e autorizzata non riuscivo a scrivere, e sento una telefonata, pronto? E io rispondo: pronto, chi parla? Sofia. Oddio, ho riconosciuto la voce, dico: chissà che mi dice adesso. Penso, mi ha detto che io ho scritto i suoi pensieri.
Guarda che per un biografo scrivere i pensieri di un personaggio è un salto proprio nel vuoto. No. Poi mi sono arrivata però a mettere i piedi sulla terra solida. E poi ancora su Hillary Clinton, che ho conosciuto, intervistato, sono una delle giornaliste forse che l'ha vista il maggior numero di volte, sia per interviste che per partecipazione a un party, che ti posso dire. E poi e naturalmente Alberto Sordi, Albertone, è l'uomo amatissimo dal pubblico italiano, che è uscito circa 2 anni fa, c'è il centenario adesso della nascita, ed è stato un bellissimo viaggio nella vita di un personaggio che ha dato tantissimo al cinema, ma anche come regista e come autore, perché lui sì è conosciuto come attore naturalmente, ma il vero apporto è stato proprio la creazione di un ciclo sull'italiano, si usa dire con i suoi vizi e le virtù, ma è uno spaccato proprio del costume e della storia italiana attraverso il lavoro di Alberto Sordi. Brava. Non so se vuoi parlare ancora di qualcos'altro, se no... Mi fa piacere averti avuto come compagno di viaggio, mio caro. Grazie. Sei stato molto paziente e anche gentile, perché credimi, avevo il terrore di non riuscire a collegarmi. Perché Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, il miracolo! Altro che mi agolio, altro che canto, avevo anche ballato il tip-tap. Grazie a te, a tutti anche, tutti gli amici che ci seguono e che seguono te e seguono me. Volevo veramente farti i complimenti perché sei una grande signora, gentilissima, ti voglio bene, speciale, è la verità tanto. Bacio, ciao. Grazie di cuore. Allora, chiudo, ciao. Sì.